è l'ASP e insieme siamo in Back Contro Te. E oggi siamo con i nostri amici, yeah! E faremo il nostro primo pigiama party. Abbiamo intenzione di fare una super festa dove trascorreremo tutta la notte qui a casa nostra. Ci divertiremo un mondo, sarà la notte più memorabile di sempre. Come vedete abbiamo già i nostri super pigiamoni indossati. E io sinceramente non so di che cosa sono. Tipo da ornitorinco dovrei essere vestito. Una specie di papera, cosa. Ma posso avere il pigiama da ornitorinco? Però è azzurro del mio colore, quindi mi piace. Beh, diciamo che siamo un po' tutti delle papere, perché anch'io sono un unicorno papera. Cioè, guarda, il becco, non lo so, è un animale un po' strano. Però mi piace moltissimo perché è tutto rosa e poi è super morbidoso. Viene voglia di abbracciarmi. Io invece sono il leopardo e poi è morbidissimo. Ha ragione, Sofì, mi viene voglia di abbracciarmi anche a me. Aspetta, lì. Idea? Perché abbracciarsi da sole quando ci possiamo abbracciare tra di noi? La morbidezza. Ragazzi, scusate, io cosa sono? Perché credo di essere un unicorno, però ragazzi, mi sa che il mio corno si è rotto. Hai ragione, ma aspetta, cosa vedo nei miei occhi? Tu hai una criniera. Ma allora sei un cavallo. E c'è anche la coda. No, stupendo, io amo questi pigiami, sono bellissimi. E io sono invece una volpe, ma questo costume un po' mi prude. È strano, mi sento tutto viscido, sembra di stare nelle viscere dello stomaco di qualcuno. Beh, non è vero, invece dai, a me piacciono questi. Poi ho una coda gigante, io sono tipo un coccodrillo. E in effetti è un po' scomodo, perché se devo andare in bagno, tipo prima di togliere questi bottoni, rischio di farmela addosso. Sì, ma ragazzi, vivremo la serata più indimenticabile di sempre. Darei il via al nostro pigiama party. Bisogna delimitare il nostro spazio. E io direi che questo è tutto nostro, perché può servire per fare dei letti. La cucina ci serve perché ci può servire per cucinare delle delizie. Dei dolcetti, se vogliamo fare dei dolcetti durante la notte. Lily, pensi sempre a mangiare? Lo so. Però sono d'accordo con te, i dolcetti ci stanno per un vero pigiama party. E dopodiché direi che anche questa zona dovrebbe essere nostra, perché c'è questo mitico meraviglioso divano. Non so se siamo più morbide noi o il divano. Ah sì. È un insieme di morbidezza, vero? Sì, si sta proprio bene. Direi che non ci sono altri dubbi. Tutta questa zona è nostra, mentre ai ragazzi possiamo dare quello. Esatto. Limitato. La striscia verde. Esatto, gli daremo questa striscia verde, che tra l'altro è morbidissima. È vero, sì. Poi hanno a fianco una giraffa. Ragazzi, devo dirvi una cosa. Mi sono appena ricordata che una volta Ray aveva fatto la pipì proprio su questo tappeto. Non diciamo. Io l'avevo lavato. E che si sa che poi l'odore di pipì non va mai via. Ma non diciamoglielo, non diciamoglielo, sì. Ehi, ragazzi, cosa state confabulando voi? Di che si parla? Di dividere la stanza? Voi sarete qua, sarete... No, l'ambiente è tutto per noi. Non possiamo mica stare in una striscetta. A parte che siamo in tre, come facciamo a passare una notte intera qui? Cos'è? Una gara di sopravvivenza. Cioè, se già uno si corica praticamente... C'è tantissimo spazio per tutti gli altri. Lui, non essere esagerato. Facciamo un test, venite. Sì, comunque è bello questo tappeto. Mi viene quasi voglia di leccarlo. No, non leccarlo, perché okay. Ora che ci penso, una volta qui Ray ci ha fatto la pipì, quindi non so se vale la pena leccarlo. Beh, non mi immaginavo che se lo ricordasse. Quindi direi che questa scelta è bocciata. Noi vogliamo almeno un divano, visto che ci sono due divani. Chi prima arriva meglio alla gioia. No, ragazzi, correte, no. Ma no. Oh, sei vivo. Meno. Credo tu abbia rotto qualche cosa. Spiaccicato. Mumu, ti ricordo che le volpi sono furbe e tu ti dovresti impegnare un pochino di più. E io ti dico una sola cosa. Ti ricordo che gli unicorni sono intelligenti e tu indossi un pigiama da unicorno, quindi sei una persona intelligente. Mumu, questo è un complimento. Scusa, che nella mia testa suonava un po' come un insulto, però mi sa che l'ho sbagliato. Approfittiamo che dorme per fargli delle belle codine. Testeremo anche la nostra bravura da parrucchiere. Io fossi al posto tuo, mi sveglierei in questo momento correndo, scapperei. Andrei via verso altri mondi. Mumu, svegliati. Ma comunque sì, dai, tenetevi pure il vostro divano. Noi tanto avremo tutto il resto. A fare fatto, voi lì, noi qui. Però non potete entrare in cucina, quindi se vi viene fame, non potete entrare. Ok.
Ed ecco qui, adesso aiutiamo Sofì col suo salone di bellezza. Oh, che bei vestiti! Sì, però guarda che capelli che ha, dobbiamo assolutamente sistemarli. Sì. Direi di mettere la mantellina e di sistemare tutto. Secondo me aveva fatto una decolorazione che dopo un po' di tempo è andata via. Magari inizialmente erano neri, solo che adesso sembrano quasi verde azzurro. Allora direi di mettere un po' di biondo, un po' di biondo. Però non è la desiderata della cliente, guarda, lei vorrebbe diventare castana. Facciamo di testa nostra o le diamo retta? Però se magari metti prima il biondo, poi ci puoi mettere su un altro colore. Hai ragione. Ragazzi, giocare a me contro te World è super divertente. Ci stiamo giocando e stiamo aiutando Sofì con il suo salone di bellezza. Ed è troppo bello vedere il cambiamento delle clienti che arrivano e dopodiché vanno via soddisfatte. Nell'angolo sinistro abbiamo Romeo, il coccodrillo più pazzo di tutto il safari. Con i pugni di Hulk è pronto a mettere KO il suo rivale. Mentre nell'angolo destro abbiamo Mumu, la volpe con i guantoni di Spider-Man, la volpe più intelligente e, si fa per dire, di tutta la giungla, e che in testa un casco di popcorn perché gli altri caschi erano finiti. Sì, sono pronto a combattere. Romeo, per te alla fine sarà un duello scoppiettante. Sì, ragazzi, però non dobbiamo farci male, cioè seguendo tutti i miei calcoli stiamo giocando, è un pigiama party, ci dobbiamo divertirci, quindi mi raccomando, Mumu, per finta. Perché non possiamo mai stare tranquille? Ti devono fare sempre male. Ma poi che casino, ma senti come urlo. Sì, mamma mia, potete parlare un po' più piano? E non fatevi male, per favore. Noi stiamo facendo le parrucchiere, è un lavoro molto importante e difficile. Se urlate, disturbate i nostri clienti. Sì. Siamo pronti per lo scontro, che il primo round abbia inizio. Campanella! Via! Hop. Voglio un gioco corretto, ragazzi, mi raccomando. Le ali, preparati, Romeo, questa è la tua fine. Dopo oggi non farei più pigiama party. Gancio sinistro. Sinistro. Sì, sì. Punge. Ancora. Sì, ancora più forte. Sì, ancora più forte. Scaricati. Adesso ti tiro il pugno di Romeo. Accidenti. Ok? Mumu, ci sei? C'è il divano dietro, c'è il divano dietro. Ok, lasciati andare. Au, questo avrà fatto male. Sono stato fortissimo. Mumu, sei ancora vivo? Tutto ok laggiù? Sicuramente starà facendo finta, solo per attirare la nostra attenzione e rubarci qualcosa da mangiare. No, tutte cose nostre. Tutto nostro, tutto nostro, mia mia. Su, dai, Mumu, riprenditi, dai. Su, dai, andiamo. Dai, sei vivo. Aiuto. Ok, alziamoci. Uno, due, tre. Devo dire che questo pigiama party sta rivelando molto più divertente del previsto. E per il prossimo round, chi si sfida con me? Ci riprovo io allora. Ok. Basta. Ragazzi, abbiamo deciso che va bene così col pugilato. Volevamo proporvi di fare un'attività tutti insieme, così magari ci divertiamo tutti quanti e non ci facciamo del male magari. Sì. E cosa avevi in mente? Cosa potremmo fare? Esiste qualcosa più divertente di fare la box? Esistono un sacco di cose più divertenti di tutto quello che fate voi. Tipo tutte. Esatto, tutto. Ma noi adesso ve ne proporremo una che tra tutte è la cosa più divertente del mondo. Stavamo giocando a me contro The World e le ragazze mi aiutavano con il mio salone di bellezza. Ma perché avere un salone di bellezza virtuale se puoi averlo reale? Che cosa avete in mente? Non è che dobbiamo fare le cavie del vostro salone di bellezza. Perché noi non ci stiamo assolutamente. No, non ci cadremo mai in una cosa del genere, sappiatelo. Mai. Non sarete le nostre cavie, tranquilli. Sarete i nostri clienti, i nostri primi clienti del salone di bellezza più bello di sempre. Vi potrete rilassare, noi penseremo a tutto il vostro benessere, alla vostra pelle, ai vostri capelli. Penseremo a tutto noi, sarà divertentissimo, ragazzi, ci siamo. La cabeza, 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 la
Stavamo dicendo, non succederà mai. Come ci hanno convinto, mi chiedo? Perché ci stiamo sottoponendo a questa tortura? Sinceramente non lo so, in più c'è una cosa strana. Da quando siamo arrivati sento una puzza che non è normale, sembra quasi un tanfo di formaggio. No, no, vi sarete sbagliati, rilassatevi, sì, chiudete gli occhi. Sì, rilassatevi. Quindi che dire, signore e signori, benvenuti nel nostro salone di bellezza. Dai nostri primi tre clienti. Esatto, che emozione. Siete pronti a vivere un'esperienza incredibile? Sinceramente no, perché dobbiamo fare questa tortura? Ma che le tortura? Vostre pelli saranno morbidissime, alla fine ci ringrazierete. Ma veramente non penso proprio che vi vogliamo ringraziare, cioè preferivamo giocare a pugilato. Sì, va bene. Ragazze, prendiamo le bustine. Ecco qua. Le spacchettiamo in questo modo. Ma è durissimo. Ok. E prendiamo la nostra maschera. La mia profuma di anguria, la vostra? La mia è il melograno. Che bontà. La mia di kiwi. Wow, vediamo. La mia più profumata di tutte. Ah. La sto per mettere. Lei è un cliente davvero fortunato. Oh, grazie. Ma no, ma non c'è bisogno della maschera. Io sto bene così. Poi per carnevale avevo già il mio outfit. Sì, ok. Ah, è schifo. È al contrario. No, Non c'ho la bocca, non ho la bocca! Ecco! Aiuto, è al contrario! È al contrario! È tutta tipo uno slime freddissimo! E invece così, è tutta gelatinosa, che scivolo! Non riesco a parlare perché finisce tutto il liquido in bocca! Allora ragazzi, io non avevo mai avuto dei clienti così tanto lamentosi, veramente! Si è mosso talmente tanto che guarda come me l'ha fatta mettere! Infatti, no, non perché io non faccio la pace. L'ho messa perfetta, io amo Mumu, lui continua a parlare, dice cose, non so... Leo, l'hai messa al contrario? Shh, tanto loro non ne capiscono niente! Basterà fare un change. Sì, è un trattamento apposta. Ottimo. Quanto dobbiamo tenere su queste cose? Un attimo che... Dice finché non vi addormentate. Finché non vi addormentate, quindi è a vostra scelta. Ma io non voglio dormire con questa maschera. Mumu sta dormendo già da 20 minuti almeno. Ah, ok, allora Mumu è già avanti mentre voi siete rimasti indietro. Beh, lui sì che è fortunato. Ma adesso noi passiamo ai capelli. Approfittiamo che dorme per fargli delle belle corine. Testeremo anche la nostra bravura da parrucchiere. Io fossi a posto tuo mi sveglierei in questo momento correndo, scapperei. Andrei via verso altri mondi. Uno, svegliati. Giallo, sì. Questo lo facciamo per te, Lily. Stiamo pensando intensamente. È come se fossi qui con noi. Grazie. No, mamma, non voglio andare a scuola. Direi che queste godine possono bastare. Si sono addormentati tutti. No, siamo ancora svegli. Anche io. Ok. Ma infatti dovete addormentarvi. Non vi state rilassando tantissimo con i nostri trattamenti? No, per niente. Vabbè, allora passiamo subito al dunque. Dovete darci 10 euro. Sì. Cioè, vedi davvero. Scusate, abbiamo sbagliato. 10 euro a maschera. Quindi 10, 20, 30, 30 euro. 30 euro? Cioè dobbiamo pure pagare per questo fazzoletto bagnato. E più 10 euro in più per la mano d'opera. Esatto. 50. Ma che schifo. Ragazzi, noi abbiamo un centro estetico da portare avanti. Ma vi pare che la corrente si paga con i soldi che cadono dagli alberi? No, non ci sto. Io sciopero. Via. Vi arresteranno perché non l'avete pagato. Innanzitutto 30 più 10 fa 40 e non 50. Quindi ci state rubando altri 10 euro. La mano d'opera, come ha detto Lili. 10, 5, 5. Che fa 50. Vedi? Andiamocene, basta. Andiamocene. Secondo me non vuole rimanere qui. Per me possiamo continuare, solo che non sa che poi deve darci 50 più tutti il gli altri soldi. Ragazzi, si prospetta una bella giornata di shopping.